Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere uno svuoto alla spiegata Eurospin e niente, pensavo sinceramente di, non dico di spendere meno, però boh, non lo so, pensavo insomma che avrei pagato magari ancora qualcosina in meno rispetto a magari alla Esselunga dove sono solita a andare a fare la spesa. Niente, una piccola spesa, vi faccio vedere, scusate, madonna mia, l'italiano, ok. Vi faccio vedere qualcosa, quello che ho comprato. Ho comprato una cassa d'acqua che ho già messo, ho lasciato giù nel box quando sono arrivata a casa, quindi vi faccio vedere quello che ho preso qua dentro. Allora, iniziamo con questa carta igienica della Soft Dream, la fiorita, che se non sbaglio avevo già provato a prendere, e sono praticamente 6 rotoli da 4 veli. L'ho pagata 2,99 euro, mentre per quanto riguarda l'acqua, una cassa d'acqua, d'acqua naturale, l'ho pagata 1,50 euro, quindi quello sicuramente no, aspettate un attimo, cos'è? Sì, esatto, 1,50 euro, questa 2,99 euro, mi sembrava abbastanza sostenuta, una buona carta. Poi ho preso due tipi di pasta, sempre dei Cremolini, che secondo me trovo che sia una marca veramente ottima, i fusilli, questi qua trafilati al bronzo, e le penne rigate classiche. Allora, questi sono costati allora, penne rigate 0,89 e questi 0,99. Il costo è buono, diciamo, è valido. Poi ho preso sempre per la pasta due, sempre al bronzo, di linguine, che a mio marito piacciono parecchio la pasta lunga, ma in particolar modo piacciono le linguine. Le linguine sono costate allora 0,99 al pezzo, anche questi. Poi ho preso della pancetta, eccola qua, a dadini, questa qua pancetta dolce a cubetti, la pancetta due pezzi, pagate 2,19 euro. Il pezzo forte, forse, non lo so, è pezzo forte nel senso che pesa, è questo vino qua, di Molte Punciano, da 1,5 litri, da bottiglione, da 1,5 litri, che noi travasiamo in 0,5 litri alla volta in delle bottigliette caraffine, insomma, dividiamo in tre volte, quindi 0,5 litri a volta, diciamo. Questo qua, il vino che avevo già provato a prendere, quindi al marito era piaciuto, è costato 2,99 euro, è 1,5 litri. Vado e vado, Molte Punciano d'Abruzzo. Poi ho preso delle conserve, vabbè, ho preso i piselli medi già provati, io preferisco personalmente, ci sono medi, fini e finissimi, non mi piacciono tanto quelli finissimi, quelli fini abbastanza, preferisco quelli un po' più grossolini, un po' più grossi. Allora, questi sono stati pagati, dunque, vediamo un attimo, piselli, eccoli qua, 0,79, e sempre in delle conserve ho preso le lenticchie, anche queste già provate, che le ho pagate 0,59, e sono validi, sono buoni, a noi piacciono. Poi ho preso le olive per mio marito, ovviamente, queste qua sono le olive verdi intere, perché c'erano quelle nocciolate, c'erano quelle nel barattolino, insomma, ho preso alla fine queste qua, che le avevamo ieri terminate, non ne aveva, vabbè. E olive verdi 1,39 euro, sono mezzo chilo circa. Poi ho preso, allora, queste mozzarelle, che io ritengo che siano buonissime, queste finalmente, cioè, sanno di mozzarella. Infatti il motivo per cui ero andata all'Eurospin era perché volevo delle mozzarelle che sapessero di mozzarella. Queste qua che veramente sono buonissime. Allora, le mozzarelle sono state pagate, eccole qua, 3,79 euro, ce ne sono dentro 4 da 100, no, 125, quindi ultimamente all'Esselunga trovo quelle da 100. Poi ho preso del formaggio in più, il Mastdammer, questo qua buono, anche questo qui già provato, quindi non è la prima volta, pagato 3,15 euro. Poi ho preso anche questo Elemental francese, anche questo già provato, Elemental francese, 2,09 euro.
Poi il brie francese, questo qua di Breton, che era in offerta, quindi questo pezzettino è stato pagato 2,92 euro. Ho preso un piccolo pezzo perché a me il brie non è che faccio proprio impazzire. Poi ho voluto prendere un pezzettino di una caciotta, caciotta mucchina, un piccolo pezzetto, 2,06 euro. E poi ho preso le classiche ricottine, anche queste qua già provate, che sono buone. Due ricottine, ricottine pagate 1,09 euro. E dulcis in fundus, due chili di arance bionde. Eccole qui. Le arance, arance, pagate a rete 2,58 euro. In totale ho speso circa 34 euro. Pochino meno, però non lo so, mi aspettavo, non dico un po' di meno, insomma, qualcosina magari in meno, magari tipo ecco 30 euro, ecco, non di più di 30 euro. Comunque vabbè, è andata bene. Adesso vedremo cosa vedremo, magari di fare un paragone con un altro supermercato, meglio con l'S Lunga, perché ultimamente, cioè ultimamente è quello più vicino, più comodo a casa mia, ed è anche quello forse un pochino più caro. Va bene, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.